anche il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falco Matà, qui a Rogù di nuovo per parlare dei problemi, del disagio giovanile. Ecco, cosa può fare la politica in merito per risolvere, per aiutare questi giovani così dimenticati dagli adulti? Ma la politica può fare molto, può innanzitutto svolgere un ruolo di coordinamento con tutte le altre forze civiche e sociali, con tutte le altre realtà positive e produttive che esistono sui territori, a partire dalle parrocchie che in quartieri, nelle periferie disagiate svolgono ruoli essenziali per l'educazione dei cittadini, a partire dal coinvolgimento delle famiglie e a partire anche dal coinvolgimento delle scuole e delle associazioni. L'unico modo per far uscire i ragazzi dal disagio giovanile, e questo è il tema di cui si parla oggi, è soprattutto quello di fare rete. Fare rete e discutere su quelle che possono essere le iniziative da intraprendere. Una fra queste è senza dubbio anche quella del tempo pieno a scuola. Tempo pieno a scuola che naturalmente deve essere visto e interpretato come una scelta e non come un obbligo, come un'alternativa ad altro tipo di attività che i ragazzi possono fare sul territorio e che la politica, in sinergia con le altre realtà, può offrire ai ragazzi sul territorio. Questa è una delle opzioni sulle quali lavorare, e la città metropolitana avrà queste funzioni, avrà questo tipo di compiti, avrà questo tipo di responsabilità, e oggi a Rogù discutiamo di questo. Grazie signor. Grazie a voi.